Ciao! Allora, questo è il bottino del mio shopping di ieri. L'avevo detto nel bollettino, sono stato al Parco Leonardo a Fiumicino e niente, ho acquistato giusto due o tre cose. No, vabbè, in alcuni negozi c'erano ancora i saldi, quindi ne ho approfittato, in altri non c'erano, però ho trovato qualcosa di carino, quindi me lo sono comprato. Dunque, io direi di cominciare da il make-up, così ce lo leviamo di mezzo. Tanto sono, diciamo, cose viste e straviste. Niente di particolare. Allora, cominciamo da OVS. C'è una mega OVS dentro il Parco Leonardo, che è praticamente su due piani. C'è la parte, il piano terra, c'è l'OVS donna e il piano di sopra OVS uomo. E ha praticamente uno stand della Essence che è abbastanza penoso, nel senso che è ordinato ma disordinato. C'ha una parte lo stand Essence, quello normale che vediamo tutte, e poi mischiato con altre marche, insomma un gran bordello. Vabbè, comunque, allora ho preso queste cosine qui. Ho preso il mascara Maximum Definition, che è quello con lo scovolino di, diciamo, silicone, scovolino particolare. Fortunatamente la cosa positiva di questa Essence è che tutti i prodotti erano sigillati, quindi fortunatamente nessuno che ci ha pucciato le dita dentro. Comunque ho preso qui, che vedete, ha lo scovolino flessibile. Sto visto e stravisto, basta. Mi pare questo l'ho pagato. Qui non ci sono purtroppo nello scontrino gli articoli quali sono. Probabilmente è quello da 3,29 euro, non lo so. Poi ho preso quest'altro mascara che ho visto da Trucchina 100. Ce l'ho anch'io questo mascara. È praticamente quello, il mascara, quello della linea nuova, insomma collezione limitata, Crystallized, che è un top coat che dà un effetto, non è che ho capito tanto bene, tipo brillante, una cosa del genere, ed è praticamente un mascara bianco e come scovolino l'ho aperto, è praticamente come lo scovolino del mascara che vi ho appena fatto vedere, quindi uno scovolino tipo di silicone flessibile, una figata, insomma, molto bello. Poi ho preso finalmente gli ombrettini della, sempre quelli mousse, diciamo, della Essence. Questi qui, gli Stay All Day, sono questi qui, ne ho presi due, c'erano tutti. Io ho preso questo, pronto prontino, si vede? Copyright 01, che è praticamente sì, tipo un bronzo, una cosa del genere. Vedete, anche questi sono tutti sigillati, c'è tutto lo scotch intorno. E anche questo c'ha anche l'antitaccheggio. E questo è lo 03 Still The Show, che è tipo un boh, sembra un argento scuro, non ho capito. Comunque carini, questi è un po' che li cercavo. Poi cercavo lo stand della Catrice, ma della Catrice neanche l'ombra. Peccato perché io della Catrice non ho mai provato niente, quindi mi avrebbe fatto piacere provare qualcosa, niente, vabbè. Poi, della Essence ho preso queste quattro cosine qui. E scusate, il mal di mare, no? E ho speso, come avete visto qui, 12,56 euro. Dei saldi a 1,19 euro, manco l'ombra, proprio zero. Poi sono stata da Kiko che ho preso un bel po' di cose, devo dire. Ah, se volete andare alla Kiko insomma, del Parco Leonardo, ve lo consiglio perché stranamente non c'era nessuno ieri, che era domenica, vabbè. E c'è tutto, della nuova collezione c'è tutto, nessuno se la fila minimamente, cioè c'era tutto, non mancava niente. Tutte quelle che erano lì. Cioè, io penso di essere stata l'unica con un'altra a prendere una cosa della nuova collezione, le altre non se la sono fumata di pezza. Si sono tutti buttati sulle matite e rossetti che erano in offerta. La nuova collezione proprio non se la fila nessuno.
Ah, io ho già levato le scatoline perché ci siamo rotti di vedere le scatoline, quindi le ho levate. Allora, questo c'è lo scontrino che è meglio non guardare. Allora, ho preso tre smalti che sono tre dei, diciamo, dei nuovi. Sì, dei 40 colori nuovi che sono usciti. Allora, ho preso questo arancione, che è proprio un arancio tarocco. Vedete che è un arancio bello carico, molto bello. Poi ho preso questo Pesca Chiaro. Questo l'avevo visto da Marta, Sweet Beauty 1990, ed è un colore che mi è piaciuto un casino. Ed è il numero 359. Molto bello. Proprio un pesca chiaro, molto molto bello. E poi ho preso il color melone, che questo l'avevo appena l'avevo visto, mi è piaciuto un casino, è proprio color melone. Cioè, il dentro del melone è identico. Troppo carino. 356. E questi, come al solito, come tutti gli smalti Kiko, li ho pagati 3,90 euro. Poi ho preso due matite. Queste due. Ho preso una Glamorous Eye Pencil e una Vibrant Eye Pencil. Allora, le Glamorous Eye Pencil ne ho altre due. E mi piacciono molto, mentre le Vibrant non le ho mai provate, quindi ne ho approfittato per provarle. Allora, la Glamorous l'ho pagata 2,90, mentre la Vibrant 3,90. Allora, la Glamorous è questo color, il 400 intanto, ed è un dorato. Adesso vi faccio anche lo swatch. Mentre questa Vibrant è un marrone caldo ed è la numero 602. E la particolarità di questa matita ha lo sfumino, che non ce ne facciamo una mazza, ma va bene lo stesso. Allora, la marrone è questa qui. Mi è piaciuta molto perché io ho un marrone, ma un marrone che è quasi nero ed è molto triste. Quindi non mi è piaciuto. E il dorato, non avevo una matita dorata, quindi in vista comunque dell'estate, l'ho presa. Allora, vi faccio vedere un attimino gli swatch. Le matite erano in offerta, sono in offerta se non sbaglio fino al 29 febbraio. Allora, come vedete, una marrone e una dorata. Molto carina, specialmente la Vibrant è stra morbidissima e spero che duri anche, che non sbavi. Però mi sembrate di aver capito che sono matite molto buone. Poi ho comprato un lipstick shining della linea Pearl, non li ho mai provati. Questo qui è il numero 191. Bisogna vedere sempre se mette a fuoco quello lì. Questo mi ha colpito molto il colore, che è tipo un fucsia arancione, tipo un fucsia corallo. Questi non sono. Sono poco coprenti come rossetti, sono tipo dei gloss, una cosa del genere. Però il colore mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto morbido, l'ho voluto prendere. Questi erano in offerta 3 euro. Questi qui. Il colore è questo. Molto carino, molto estivo, un po' glossy, carino. Poi ho preso un rossetto dei Luscious Cream Lipstick, che ho visto uno swatch su internet ed era veramente una figata. 519. E ora è un periodo che ce l'ho, diciamo, con anche se io non vado matta per il rosa, sinceramente, come ben sapete, ci sono alcuni tipi di rosa che mi piacciono molto e sono, diciamo, gli unici che mi stanno bene. Io ho preso questo qui, il 519, è un rosa baby, molto carino. Anche questo vi faccio lo swatch. E come tutti i shiny, sì, shiny. Il Luscious Creamy è molto molto morbidino, quindi mi è piaciuto. Anche qui la gente si fiondava su sti rossetti. È questo qui, molto carino. Come colore assomiglia molto a quello che ho di Pupa, ma quello di Pupa fa talmente schifo che proprio l'ho mollato. E questo l'ho pagato 6,90. Poi ho comprato un double touch, un altro double touch, perché ieri io l'ho messo ieri mattina prima di andare via.
Ho messo alle 8:30, ieri sera alle 6:30 ancora ce l'avevo su, quindi io già ne ho parlato di questi double touch, sono delle tinte per labbra assolutamente assurde. Io ho preso questo qui che è la 10 ed è rosso fuoco, perché non ho un rossetto lungo, non ho un rossetto rosso a lunga durata, quindi ho voluto prendere questo, che hanno una base con, vedete, base colore, insomma, base colore e il gloss sotto, top coat. E devo dire che il gloss è molto utile perché non dà, cioè leva praticamente l'effetto secco sulle labbra. Devo dire che non seccano particolarmente le labbra. Mi piace molto, veramente. Ieri mi è durato, sì, come avete visto qui, 10 ore. Io l'ho messo ieri sera alle 8, ieri mattina alle 8 e mezza, alle 6 e mezza ancora ce l'avevo su e me lo sono levato con lo struccante. Quindi. Poi ho preso della nuova collezione Blooming Origami, questa matita per le labbra, aspettate che la giro, questa matita per labbra Sheer & Creamy Lipstick. Ho preso questo colore qui che non c'è, ah ecco, la 02, ve l'ho detto che ce l'ho un pochino con i rosa fucsia un po' particolari, vi faccio lo swatch anche di questo. Questo da una parte ha praticamente il colore più scuro e dall'altra parte diciamo il gloss. E di questa matita tra una e l'altra non c'è tantissima differenza, ma i colori sono abbastanza, se posso dire, particolari, non sono di rosina stupidi, sono di rosina fucsia, insomma, carini. Vi faccio vedere gli swatch anche se li avete visti travisti. Sono questi due. Quello sotto è il glossy, quello sopra è il colore. Molto molto carino. Poi mi piacciono un casino perché a parte sono molto utili da portare dietro, insomma, mattitoni, e hanno un profumo di vaniglia favoloso, sanno di marshmallow. L'ultima cosa che ho preso della Kiko è questo qui, il Mixing Solution, che è praticamente il liquido per mixare i pigmenti. Io tempo fa avevo la rugiada della Neve Makeup, ma mi è finita, poi non l'ho più ricomprata. E mi trovo molto bene, sinceramente, per mischiarci i pigmenti. Assolutamente non come base occhi perché hanno schifo, ma per mixare i pigmenti l'ho trovata ottima. Questa qui è un liquido per mischiare i pigmenti. E io penso che fosse piccolissimo, invece è 50 ml, è enorme. E l'ho pagato solo 3,90 euro. Non era in offerta, era proprio così. C'è questa boccia così per mixare i pigmenti. Niente, ho preso questo qui. Questo non mi ricordo se ho visto la review di qualcuno. Sinceramente non lo so, ma spero che sia buono comunque. Poi cosa ho preso? Vi faccio vedere la cosa ho preso da Bottega Verde, poi interrompo il video perché voglio dividerlo in due, sennò non caricherà mai. Allora, sono andata da Bottega Verde velocissimamente e ho preso semplicemente questa qui, che avevo visto, se non sbaglio, da Nuno Viola, la lavette in fibra di bambù, che è questo tipo panno in cotone naturale, in fibra di bambù, che può servire per struccare, per farsi uno scrub, insomma qualcosa. E l'ho pagata 3,95 euro. Mamma mia, antipatica quella di Bottega Verde. Ciao, ciao. E niente, ho preso solo questa qui e mi ha dato tre campioncini di Brazil bagno doccia. Antiossidante rivitalizzante con estratto di pitanga. Boh, vabbè. Questo lo metterò tra tutti i campioncini che ogni tanto regalo quando faccio gli scambi, insomma, tanto non li uso. E niente, stoppo qui e poi continuo con l'abbigliamento, eccetera, eccetera.